Questo rapporto che è esistito tra Boeri e Soru. Il suo problema era come costruire e come costruire opere di qualità. Quindi era un problema interessante, diciamo, del principe, intendiamolo così. E poi forse anche la figura di Soru gli si addice a questa parola del principe, perché è un personaggio che intendeva la politica anche in maniera molto personalistica, molto. Organizza con Boeri, con l'aiuto, con tutta una serie di operazioni. Operazioni che possono essere lette anche come una sorta di apertura allo star system. Perché poi c'è tutto questo sistema degli appalti, di queste leggi che in Italia che a volte sono pazzesche e faraginose, non lo si poteva coinvolgere. L'unico modo che ha risolto la questione è stato il coinvolgimento suo dal costruttore una volta scelto l'appalto, la formula dell'appalto integrato. Questa è la mia chiave di lettura. Io voglio dire in modo molto franco, io credo che sia importante parlare di questa vicenda, anche se è una vicenda controversa, delicata, per qualcuno anche imbarazzante, perché credo che il mestiere che facciamo è un mestiere che ha molto bisogno di discussioni anche un po' difficili e che mettono a volte il dito nella piaga, che mettono in evidenza anche, come dire, le complicazioni, le prossimità, le difficoltà che questo mestiere ci porta a vivere. E se c'è una vicenda che a me sembra davvero, in questo senso ha ragione Cristinenza, emblematica del rapporto tra architettura e politica in Italia, beh, questa forse lo è. L'esclamazione più facile che mi è sorta in mente è stata: che peccato che tutta una generazione dell'intelligenza non abbia capito che il tema delle procedure non è oltre l'architettura, ma è dentro l'architettura.